Il Senato ha bocciato gli emendamenti presentati al decreto legge terremoto per dare risposta alle 350 persone giuridiche del cratere chiamate a restituire le agevolazioni fiscali e contributive sospese a seguito del terremoto dell'aprile 2009. Bocciato sia l'emendamento del PD che quelli presentati da Forza Italia e Fratelli d'Italia. Per Stefania Pezzopane si tratta di una decisione gravissima, assicurando che la battaglia riprenderà alla Camera. Si tratta di una doccia fredda per tutta la comunità, sebbene attesa. Infatti la Commissione Speciale del Senato aveva già rigettato la richiesta di innalzare la soglia del cosiddetto de minimis da 200.000 a 500.000 euro. Qualificare quegli sconti come aiuti di Stato è ricevibile ed è giusto che il Paese contesti in Europa questa decisione assurda, ma intanto in ogni caso la franchigia di 500.000 euro invece dei 2.000 ordinari abbatterebbe l'entità del problema, così aveva detto Gaetano Quagliariello in aula. Esprimo tutta la mia riprovazione per la bocciatura dell'emendamento da me presentato per la sospensione del pagamento delle tasse nelle aree terremotate, così invece il senatore e governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Gli emendamenti erano stati accantonati con la promessa di una soluzione, che però evidentemente non sono stati in grado di trovare, così ha ribadito Stefania Pezzopane. Si tratta di una scelta in netta contraddizione con la propaganda fatta in campagna elettorale. Molto duro, come dicevamo, anche il senatore Quagliariello, d'eramo della Lega, invece, ha dichiarato sulle tasse in atto un'operazione di sciacallaggio politico. In realtà non è accaduto nulla di diverso rispetto a quanto già successo in commissione atti urgenti. La linea è ormai tracciata. L'interlocuzione con il governo, a cui il sottoscritto e la componente parlamentare della Lega stanno lavorando alacremente, procederà quella con l'Europa, così come sancito anche dal tavolo tecnico presieduto dal sindaco Biondi e dal vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Su iniziativa della Lega sono stati approvati all'unanimità la proroga di ulteriori 60 giorni per consegnare la documentazione da parte delle imprese e un ordine del giorno che vincola il governo all'interlocuzione con l'Europa. A fronte di questo non si comprendono, ha detto Deramo, le dichiarazioni di alcuni esponenti politici che oggi attaccano il governo per la mancata approvazione di atti su cui si è già ampiamente dibattuto in commissione. Albano, intanto, del Partito Democratico, ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario proprio su questo argomento.